Hai da fare in settimana? Beh, io... Speravo che mi potessi aiutare con la didattica. Sono sicura che sei molto più bravo di quello che pensi. Ah, magari potresti assistere a una mia lezione e dirmi cosa ne pensi. Certo. X al quadrato più Y al quadrato è uguale a 16. Come troviamo di Y e di X in una funzione implicita di X e Y? Beh, Y è una funzione di X, quindi calcoliamo il differenziale di entrambe le parti. La parte destra è ovviamente 0. Quanto è il valore della parte? Cammini su e giù nell'aula in questo modo. Sì. Sei tutto preso dalla tua cosa. Insomma, è il linguaggio del corpo, c'è troppo distacco, è molto alienante, capisci? Insomma, ecco, capisci quello che voglio dire? Io credo che tu debba entrare più in contatto con i ragazzi, catturarli. Sei lì in piedi, con la schiena verso la classe e traspassi a risolvere i tuoi problemi, ma è come se stessi a una festa di matematica dove sei l'unico invitato. Niente festa di matematica. Niente festa. Quindi rilassati, lasciati andare e divertiti con loro. Rilassarsi, divertirsi. Qual è l'altra cosa? Lasciarsi andare, Greg. Posa la penna, non ti farò nessun esame su questa roba. Avanti, insegnami qualcosa, quello che vuoi. D'accordo. Se una palla viene tirata in aria e la sua altezza H è uguale a 100 t. Gregor, lo vedi che stai 16 facendo? 16 t no, al quadrato. Voltati, parlami. D'accordo. T è il tempo espresso in secondi. A quale limite tende la velocità quando t si avvicina a due secondi? No, non ti seguo più. Sono assolutamente... Che cosa significa? Tu lo devi inserire in un contesto, inventarti una storia, ravvivarlo un po', metterci un po' di umorismo. Umorismo nel calcolo? Beh, prova a raccontarmi una storia. Una storia? Sì. Ah, va bene. Allora, c'era una volta... C'era una palla. Venne tirata in aria. E la sua altezza... Forse dovrei limitarmi a scrivere libri. Perché anche quelli chi li capisce? Stavo scherzando. Non ti arrendere, dai, riprova. Ti racconto un'altra storia? Certo, un'altra storia.